Il territorio da cui provengono gli alunni della nostra scuola comprende i comuni di Villa Guardia, Montano Lucino, Cassinari Zardi, Colverde e Bulgaro Grasso. Oltre che voler avere una panoramica su alcuni aspetti demografici, ci è sembrato interessante indagare su alcuni aspetti propri dei nostri coetanei. Per questo, indossati gli abiti di piccoli censori, ci siamo chiesti cosa ci sarebbe piaciuto conoscere di noi stessi e dei nostri stessi compagni. Essendo in un ambiente scolastico, ci siamo focalizzati su informazioni legate alla cultura, quindi alla passione o meno per la lettura e ai gusti musicali. Inoltre, in un'epoca di grande sviluppo tecnologico, abbiamo voluto chiedere qualcosa rispetto all'uso e al possesso delle nuove tecnologie. E poi anche qualche curiosità legata alle abitudini alimentari, a come viene impiegato il tempo libero, al tipo di sport praticato. Abbiamo quindi realizzato un nostro piccolo censimento, un questionario che abbiamo somministrato ai compagni e a noi stessi e di cui abbiamo tabulato i dati e realizzato i grafici. Cosa è emerso? La lettura purtroppo non è molto gradita. Solo per il 54% leggere è un piacere, e che il gusto per un buon libro diminuisce con l'età. Infatti, ai ragazzi di seconda e terza piace sempre di meno. A tutti piace la musica, solo un 5% dichiara diversamente, sia italiana che straniera. La tecnologia spopola. L'80% ha un proprio cellulare e un computer personale, che usa soprattutto da fare ricerche o guardare video. Il tablet è meno diffuso. Rispetto ai social, risulta che molti sono iscritti, anche se noi non potremmo averli, non avendo l'età consentita. Interessante osservare che Instagram è il social che man mano risulta avere più iscritti nel passaggio dalle classi prime alle terze. Sarà questo che fa leggere di meno? Le ore che si passano al computer e sui social sono parecchie e sicuramente tolgono tempo ad altre attività. Così, nel tempo libero solo il 22% gioca con gli amici, mentre molti giocano con i videogiochi. Rispetto alle abitudini alimentari, di fronte ad un 85% che fa colazione, un 16% non mangia al mattino, soprattutto man mano che i ragazzi crescono. Cibo preferito, la pizza, che surclassa con il 38% la pasta, che si classifica solo al quarto posto. Prevedibile le poche preferenze espresse per frutta e verdura? Quasi tutti vanno in vacanza, praticamente tutti amano gli animali e moltissimi praticano sport. Cosa abbiamo appreso e cosa possiamo dire di questo progetto? È stata un'esperienza interessante. Analizzare i dati dei nostri comuni ci ha permesso di renderci conto di quanto leggiamo spesso nei nostri libri, ovvero sia che i nostri comuni crescono da qualche anno più lentamente e che i tassi di natalità sono talora negativi o pari a zero e che se il saldo naturale è in positivo lo si deve agli stranieri. Rispetto al nostro piccolo censimento, è stato impegnativo nella parte della tabulazione dei dati. Però è stato impostare le domande, cercare di capire come si formula un questionario, capire come si tabulano i dati e come si devono interrogare e interpretare i grafici.